Allievi, buonasera. Eccoci qui per fare un video che non ho assolutamente voglia di fare, ma bisogna farlo, quindi spero che apprezziate, come dire, lo sforzo che farò e che insomma non sprechiate, insomma, non sprechiate insomma il mio sforzo. Cerco con questo video di fornirvi un po' di nozioni necessarie per realizzare a computer i packaging che vi serviranno per la presentazione del 6 di dicembre. Quindi aperte le orecchie, ok? Allora, va da sé che io ho già fatto un po' di esperimenti e, come vedete, io qui, per esempio, ho già fatto una fustella della scatola dei popcorn. Io adesso la ridisegnerò insieme a voi per farvi capire cosa dovete realizzare. Tra le tante, ho fatto anche altre cose, ok? Però adesso con calma vi faccio vedere un po' quello che vi servirà. Quindi il risultato a cui dovremmo arrivare è questo, in sostanza. Per arrivarci, eliminiamo questo livello. Dovremmo lavorare in questa maniera qui. Questo ne approfitto per farvi anche un veloce ripasso su quelle che sono le regole per disegnare una fustella, in questo caso di un'auto montante, come vi ha insegnato il prof. Moreschini. Innanzitutto, va bene che io ho 37 anni, che ho un po' di esperienza e tutto il resto, però se riesco io guardando un disegno a capire come devo gestire le proporzioni, forse ci potete arrivare anche voi. Io vi stimo abbastanza perché abbiate un po' di intelletto. A volte, durante le lezioni di Moreschini, sembra quasi che se non c'è il Moreschini con, come dire, a farvi da baglia, non andiate avanti. Okay? In realtà, le regole che ci sono per fare un buon automontante sono molto semplici. Allora, il disegno di partenza è questo, per poi arrivare a quello che vi ho fatto vedere prima. È ovvio che Illustrator bisogna seguire alcune norme per realizzare quello che ci serve. Noi adesso lo ridisegniamo, quindi mi armo di pazienza e faccio due volte lo stesso lavoro. Va bene? A voi piangerà il cuore, no, non me ne frega niente, però fa lo stesso. E procediamo. Quindi, io adesso parto disegnando un rettangolo. Vi faccio notare che il mio rettangolo, in questo momento, gli ho dato un bel tracciato spesso per farvi vedere bene. Lo faccio anche così, chi se ne frega. Faccio notare che il tracciato è caricato con il tracciato all'interno. Questo serve a non creare un ingombro nel tracciato in maniera tale che, come dire, insomma, non si creino degli scompensi. Uno non pensi di creare un ingombro, di utilizzare un ingombro quando invece è solo l'ingombro del tracciato. Mettendolo all'interno non ci si va a confondere. Si potrebbe anche fare il tracciato pieno, ma il tracciato pieno tende a confondervi perché appunto quando dovrete poi andare a distinguere un segno con l'altro, dopo non capite dove siete. Quindi io mi avvalgo, diciamo così, penso di una prima prova di fustella che ha fatto Will e uso sostanzialmente le sue misure e mi avvalgo delle regole che ci ha fornito Moreschini per realizzare un buon automontante. Ok, quindi le misure che ho usato Will sono un popcorn, una scatola di popcorn che è una base di 10, arriva nella parte superiore a 15 ed è alta 25. Per realizzarla, come faccio? Prima di tutto faccio questa operazione qua su trasforma, gli do le dimensioni che mi servono, quindi alto 250, largo 100. Quindi partiamo dalla base. Ok? Dopodiché copio, passo da qua così vedete, copio e incollo nella stessa posizione. Ok? E creo un doppione largo 150. Ok? Adesso devo tenere la forma della faccia. Per farlo vado a selezionare il mio disegno più interno e trascino l'aggancio punto, con l'aggancio punto, faccio notare che io sono sempre in aggancio punto,
Non sono allineato alla griglia in questo momento, sono solo allineato al punto. Vedete? Ok? E quindi trascino. E quindi ho ottenuto il mio disegno. Ora mi servono le mie quattro facce. Le realizzo in questa maniera qua. Faccio un oggetto, trasforma, spostamento. Sposto di orizzontalmente di 150 mm, copio e incollo. Altre due volte. Ok? Ci siamo. Visto che voglio fare anche la linguetta, questo giro, a differenza di come ho fatto prima, lo duplico un'altra volta e poi vedremo perché. Ora ho le mie facce che mi servono e quindi posso eliminare quello che non mi è più necessario, vale a dire le facce più grandi. Qui probabilmente ho creato due doppioni senza volerlo. Ok, di questo invece mi tengo questa parte qua a cui andrò a ridimensionare. Io adesso vado un po' a muffa, non mi ricordo le misure che servivano. Voglio creare la linguetta che serve per incollare alla fine il nostro, la nostra scatola di popcorn. Quindi la vado a fare larga, che ne so, 20 mm, ok? E vado a creare una linguetta che va leggermente più in su, più o meno così. Sto giro in questa cosa qua vado puramente a occhio perché non ho delle norme vere e proprie, quindi mi avvalgo più o meno di quello che è il mio buon senso, ok? Facciamola così, questa sarà la linguetta. Benissimo, ora procedo col creare l'automontante. Per fare l'automontante mi creo un rettangolo. Questo rettangolo, cominciamo con i primi due montanti, so che deve avere la larghezza della scatola intera e avere l'aggancio punto aiuta tantissimo perché... Considerate che una volta questa roba qua non c'era, quindi occhio a non disprezzare troppo certe cose, ok? E so che l'altezza di questo rettangolino deve essere la metà della base, quindi vale a dire 50 mm, perché se la base è 100, la metà è 50, ovviamente tenendomi agganciato nella parte in alto. Ok, ora mi servono i due dentelli, come ha detto il prof Moreschini, io per ottenere i dentelli devo dividere in 4 la misura, vale a dire arrivare a 25. Quindi faccio un copia, incolla sopra e porto come misura, ho sbagliato l'altezza. Porto come misura in larghezza 25. L'altezza di quel dentello lì è più o meno a piacere. Io per la par condicio gli do 25 anche all'altro. Ok? Dopodiché, cosa faccio? Duplico l'altra parte in questa maniera qui. C'è una sovrapposizione che non mi piace, in teoria. Facciamo una così, aspettiamo, che si è creata una piccola sovrapposizione, non dovrebbe esserci, quindi la vado a risistemare, così deve essere, ok? Quindi preciso, mi raccomando ragazzi, la precisione è tutto, ok? E questo l'abbiamo. Ora dobbiamo creare l'altra parte che si andrà a incastrare con questa, che anch'essa ha alcune caratteristiche simili. Per esempio, c'è questo lato qui che si combina nella stessa maniera. Ci rimane la linguetta che invece potremmo fare in questa maniera qua. Dovrà andarsi a incastrare qua in mezzo, quindi 25-25 dovrebbe essere 50, però facciamola di 49 perché l'amica qua
deve incastrarsi all'interno, quindi se la faccio esattamente di 50 forse mi darà qualche problema. Quindi di altezza la facciamo 25 e di larghezza la facciamo di 49. Ok? Questi lati qua invece si devono combinare in questo modo qua. 1, 2. E anche questo, il gioco è fatto. Ci rimangono le altre due linguette laterali. Come le disegniamo? Allora, il primo lato deve essere alto quanto questa larghezza qui. Quindi io cosa faccio? Mi creo una copia. Questa altezza qui è 25, so già, quindi questo deve essere alto 25. Ole. E il primo gioco è fatto. Dopodiché ci vuole quest'altra linguetta che è, se non sbaglio, larga 50, quindi esattamente la metà. Quindi facciamo 25 anche questa, larga 50 ed eccola qua. Ora mi rimane solo da fare il lato arrotondato che facciamo, lo facciamo così. Copio l'oggetto, modifica, copia, lo faccio da schermo così lo vedete anche voi, l'ho incollato nella stessa posizione e per ottenerlo lo vado a sovrapporre in questa maniera qua. Non ha funzionato, mi sono dimenticato di un passaggio, oggetto. Scusate, lo rifacciamo, modifica, copia, modifica, incolla sopra. Non ha funzionato. Olè, questo è quello che volevo. Perché l'ho fatto così? Perché in questo modo io adesso vado a fare questa cosa qua. Ok? Vado a crearmi sostanzialmente uno stondamento che mi viene comodo per insomma fare incastrare un po' meglio il mio disegno. Mi rimane da sistemare questa curva qua che vado a combinare in questa maniera. Ok? Un attimo, ci sono alcuni di voi che mi stanno rompendo perché non siete in grado di fare. Ok, sì, va bene, Thomas, ricalca pure sta zampa. Ok, e abbiamo fatto anche il disegno dell'altro elemento. Per fare l'altro, io direi che non vale la pena andare a rifarlo, conviene fare una riflessione verticale e diamolo ok. Ci assicuriamo che sia sistemato nel migliore dei modi. Siamo così. Là, perfetto. Andiamo a controllare di aver rispettato tutte le misure, tutte le norme che ci sono state fornite, ma direi di sì alla base. Perfetto. Molto bene. E direi che ci siamo. Noi abbiamo il nostro disegno tecnico già. Ok? Ora, non conviene andare a... conviene tenerlo questo disegno. Metti che abbia sbagliato qualcosa nel disegno tecnico, conviene tenerla questa costruzione perché così da qui posso andarla a modificare. Quindi cosa faccio? Modifica, copia, modifica, incolla sopra. E vado a intervenire sui livelli. Ok, e vado a portarmi questo secondo disegno che ho fatto nel livello sopra. A questo punto blocco questo livello, lo nascondo e da ora innanzi lavorerò solo ed esclusivamente su questo livello qua. Perché da questo io adesso vado a crearmi proprio la mia fustella. Prima di tutto devo fondere tutti i miei disegni, quindi questo diventa un pezzo unico. Questo diventa un pezzo unico, questo
diventa un pezzo unico, questo diventa un pezzo unico, ok? Ora devo eliminare i tracciati in più. Potrei farlo dopo, ma forse da qua è un po' più comodo. Quindi elimino questo, per esempio, perché ho già questo tracciato qua, ok? Potrei eliminare questo se facciamo che seguiamo un po' questa sequenza qua. Quindi elimino a ciascuno. C'è qui un doppione. Sì, c'è un doppione. Mi ero accorto. Poco male. Quindi eliminiamo un tracciato di troppo. Eliminiamo anche qui un tracciato di troppo. Anche qui ce n'era uno in più. Si vede che mi ero sbagliato. Ho creato un doppione senza volerlo. Anche qui, quindi ecco qua. Questi sono più o meno le cose che ci servono. Ok? Eliminiamo anche questo qui, che è di troppo, perché vedete che ci sono già i cordoni. Mentre la separazione tra un tracciato e l'altro penso mi convenga farla dopo. Olè. Quindi in questo momento ho eliminato tutti i doppi segni e l'ho fatto così perché così magari lo vedete meglio. Ok? Ora, cosa devo fare? Devo fare in modo che combacino tra loro. Come faccio a farlo? Seleziono, per esempio, questa faccia. Facciamo che tengo ferma questa faccia qua centrale. Ok? E devo ruotarla. Premo il tasto R, che è il corrispettivo di rotazione, che è questo qui. Ok? Prima di cominciare a ruotarlo, devo spostare questo baricentro qui in questo punto qua. Perché questo è il punto dove io devo ruotare il mio lavoro e ad andarlo ad agganciare. In questo modo qua. Ok? Ci siamo? Quindi si deve agganciare in questo modo. Se andiamo a vedere in contorno, vedete che il mio disegno si è andato a agganciare perfettamente in questa estremità qui. Adesso devo fare la stessa cosa qua, ma devo stare attento di portarmi dietro tutto il resto. Quindi seleziono tutto questo disegno qua, lo ruoto, premo R. E porto il baricentro di rotazione qui e faccio la stessa cosa, così. Poi, stessa cosa, seleziono questi due, ruoto, quindi sposto il mio baricentro e porto qua. Ultimo rimane la linguetta, quindi seleziono questa linguettina. Ruoto, sposto il baricentro, lo metto qui sull'angolino e porto questo qui. Ok? E anche questa è fatta. Qui probabilmente c'è un difetto di disegno, vedete che devo aver commesso un errore involontariamente, ma rimediamo in questa maniera qui. Per fortuna non è una parte del disegno particolarmente determinante. Ok? Io ho fatto un piccolo errore. Il disegno è quasi pronto. Cosa mi manca? Mi manca dividere i disegni tra loro in maniera tale che possa distinguere i cordoni dai tagli. Per farlo devo dividere il mio disegno e per farlo vado a selezionare lo strumento forbice. Tenendo premuto il tasto Command vado a selezionare dove devo separare. Allora, questo è tutto un segno di taglio, mi va bene così. Anzi, no, qui è un segno di cordone, quindi dovrei separare sostanzialmente questo disegno qua. Quindi lo vado a separare. Benissimo, e questo rimane un segno singolo. Questo deve essere un cordone. E quindi lo andiamo a separare in questo modo qua. Quindi questo è separato, questo è separato.
Andiamo a separare anche questo. Qui e qui. Quindi questo adesso è un segno separato e questo è un segno separato. Ultimo, penultimo, anzi, separiamo questo punto e questo punto. E anche questo è un segno diviso. Questo è un segno diviso. Mi rimane da separare questo, che andiamo a separare qui e qui. Boh, siamo pronti. Abbiamo la nostra fustella. Dobbiamo solo assegnargli dalla finestra, vi ricordo che si trova qui in finestra, esco, studio toolkit for boxes, mostra finestra piega. Dobbiamo assegnargli i cordoni e i tagli, ok? Allora, facciamo così, selezioniamo tutto, così. E deselezioniamo solo i cordoni che sono questi tracciati qua. Questi qui interni. E questi quindi sono dei tagli. Rimangono questi segni qua, che sono tutti dei cordoni. Olè! Dovremmo ormai essere pronti. Selezioniamo tutto, facciamo un controllo. E lui dice: non sono stati trovati linee doppie o spazi non accettabili. Vuol dire che siamo pronti per piegare. Diamo le impostazioni. Io un po' di cose ormai devo averle metabolizzate, nel senso che mi ricordo abbastanza bene come si fa. Quindi, questo lo pieghiamo a 90 gradi. E uno. Questo, se non sbaglio, lo pieghiamo a 96. Questo anche. E questo a 91. In maniera tale che si crei una sovrapposizione giusta. Poi lo andremo ad aggiustare. Questo, 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 questo. Pieghiamo a 90 gradi. E adesso andiamo a sistemarci un po' il disegno. Quindi, per sistemarlo, dobbiamo allargare un po' questo, adesso esageriamo, non sbaglio, era 88,5. Ok, questo lo andiamo un po' a allargare, così, e quindi abbiamo il disegno bello perfetto. Questo disegno qua andiamo a vedere. 90 gradi, 90 gradi deve rimanere tale perché così facendo, eccolo qua. Ma questo va bene anche a 90, guardate un po' come viene benino a 90 gradi. Quindi gli altri due sono dentro, perfetto. Andiamo a vedere, direi che è perfetto così questo. Mi ha fatto in frattissima perché ovviamente ci ricordavamo abbastanza bene. Ecco, c'è sempre questo difetto, ma poi lo andremo a sistemare. Vedete che in questo momento è come in sospeso, ma questo è legato all'inclinazione del disegno. Ci si può fare poco, quindi lo andremo a sistemare in un secondo momento. Facciamo salva con nome, assemblaggio, esempio, galliera, qua era questo. Eccolo qui. Nome improbabile, tra l'altro, vabbè, lo facciamo così, lo sostituiamo. No, non devo includerlo, ok? In maniera tale che possiamo lavorare in una certa maniera, che questo rimanga separato, perché deve rimanere separato questo documento qua. Ok, andiamo subito a vedere un po' di cose, andiamo ad aprire studio, finestra, esco, studio designer, mostra studio. Qualità visualizer e andiamo a caricare la scena che è niente meno che questa qua. Olè. Aggiorniamo. Mi si è verificato un errore. Sto scherzando. Qualità visualizer, dai, su. Proviamo a riavviarlo. Certo che lo voglio salvato.
Lo andiamo a salvare andiamo a salvarlo qua. Andiamo a salvarlo qui, quindi salviamo così anche la fustella. Lo andiamo a salvare qua. Eccolo qui. Salviamo questo file qua, lo chiamiamo popcorn e lo salviamo così. Ok. Andiamo ad aprirci il tutto. Andiamo a riaprire il 2019. Vai a capire perché tiene quell'inclinazione lì, ma noi adesso lo andremo a sistemare per benino. Apriamo Studio Designer. Andiamo a caricare una scena. Eccolo qui il nostro popcorn. Vedete che fino adesso io, non avendo nessun file caricato, lui continua a farmi vedere come materiale, continua a farmi vedere il materiale di. Non c'è nessun materiale caricato perché non ho ancora caricato nulla. Allora, e soprattutto non ho un file di Illustrator collegato adesso. Quindi per farlo capire, per sistemarlo, io dovrei fare questa operazione qua, cliccarci sopra due volte, caricargli il materiale. Però non avendo in questo momento particolare fretta, perché io posso farlo direttamente dopo, aspetto un attimo, anzi inizio a fare un'operazione. Apro Studio Toolkit e inizio a prepararmi una scena. Questa scena comprende il fatto che io, per esempio, inizio a importare gli elementi grafici che ho creato. Quindi vado in pack quarta C, apro questa cartella e importo questo file hard. Ok? E intanto che ci sono, cerco di sistemare questa cosa qui che me lo ha inclinato, vedete, in questa maniera insulsa. Quindi lo vado a aggiustare in questo modo qua. Lo vado a ruotare così, in maniera tale che si appoggi in maniera decente. Ok? Quindi almeno questa cosa qui ce la siamo. No, non l'abbiamo sistemata ancora, andiamo a sistemarla. Così. Non è facile. Sembra facile, ma non va. Perché? Non so perché. Questa cosa qua non ve la so spiegare, eh. Sul perché faccia questa cosa qua, non lo so. Vediamo di farlo appoggiare, di non ruotarlo ancora. Ok, cioè di solito addirittura ti fa sentire la guida sensibile, a sto giro non te la fa neanche sentire, quindi è una cosa un po' bizzarra in realtà che lui fa, ma che non, sinceramente non vi so spiegare. Una bizzarria di cui non ho particolari spiegazioni. Adesso sembra che più o meno tocchi per terra. Va bene, questo è fatto. Allora, quali altri oggetti? Allora, per esempio, questo è il popcorn. Ovviamente, come vi ho spiegato quest'oggi, per il popcorn si possono andare a caricare anche il classico sacchetto che andiamo a fare in questa maniera qua.
No, questo è 250 per esempio. Ok, lo facciamo di 100, così, un bel sacchetto di popcorn corposo. Perché è più basso? Questo non ve lo so dire. Andiamo a spostarlo, il nostro amico. Giusto per farvi vedere che in questo momento sto puntando a crearmi una scena. Facciamo quadrato sotto. Facciamo che apre soffietto. Fa essere più basso questo, non me lo spiego, che per sbaglio abbia dato una misura diversa. Andiamo a vedere, magari è un errore che ho fatto io. Andiamo a vedere quanto ho fatto grande questo. Dovrebbe essere alti uguali, invece non sono alti uguali. Vai a capire perché. Lunghezza 300. In teoria questa è l'altezza. Non credo che sia alto 5 cm in più. Quanto è alto sto coso? Andiamo a vedere. Oh, non riesce neanche a interpretarlo. Lui dice che è alto 260 mm. Però è impossibile. Qui c'è una roba un po' strana. Cioè, in teoria, questo coso qua dovrebbe essere alto così, però un po' che strano. Poi boh. Sono bizzarrie della vita. Allora, proviamo a fare questa mossa. Andiamo qua. Popcorn. Di questo nuovo, vediamo un po' se si casca. Vedete che lui crea già un materiale e gli dico di esportarlo come file hard, file collada, esporta, lo esporto in questa maniera qua, popcorn 2, vediamo se c'era qualcosa che non gli piaceva e allora lo andiamo a esportare così. C'è questa cosa qui che è un po' bizzarra, quindi voglio vedere un po' come la vive se fatto in un'altra maniera. No, però continua lui a farlo enorme. Come fa a essere alto? Profondità 150. Come fa a essere alto? Impossibile. O no? Forse mi sbaglio io. Può essere che facendo questo rapporto si vada a aumentare l'altezza, però mi sembra un'altezza un po' eccessiva. Comunque, vabbè, andiamo a sistemarcelo. Andiamo a spostarcelo. Così, olè, più o meno ce l'abbiamo fatta. Non saprei in questo momento come mai sia così altino. Siamo 250. Però anche questo dovrebbe essere 250. In questo momento l'amico Fritz non è alto 250. Come fanno ad avere
altezze diverse, c'è qualcosa che non mi torna. Lunghezza, larghezza, profondità 25 e questo 25. Questa è una cosa molto strana per me. Molto ma molto strana. Cioè, una cosa che proprio non mi torna. Un rapporto completamente spallato, mi verrebbe da dire. Cioè, come fa a essere questo uguale a questo? Forse me lo spiego così. Ah, allora, facciamo così, facciamo un file salva con nome. Ora me lo spiego. Vi spiego forse il perché, ho capito la ragione. Non si finisce mai di imparare. Allora, andiamo su, andiamo a salvare questo affare che ho fatto, così andiamo subito a vedere il risultato. Ok? Andiamo a sistemarcelo qua. E lo chiamiamo complessivo. Complessivo. Galliera. Ok? Lo salviamo. Questo file qua al momento lo andiamo a chiudere, tanto non ci serve. Ok. E andiamo a caricare questa nuova scena, che è complessivo. Eccola qua. Allora, forse ho capito cos'è. Nuovo. E andiamo a vedere l'altezza totale del nostro sacchetto. Trasforma. Andiamo a fare. Sono andato a fare un rettangolo, come avete visto. Eccolo qui. Abbiamo spiegato tutto. Allora, l'altezza del sacchetto non corrisponde all'altezza dell'oggetto, ma corrisponde all'altezza della fustella. Ecco perché non tornavano i conti. Quindi, se voglio un sacchetto alto 25 cm, in realtà devo seguire il parametro di questo. Ok? Allora, torniamo qua. Facciamo un mela z, lo lasciamo nelle sue dimensioni originali, che questo andava benissimo così. Quindi, se voglio un sacchetto alto quasi 25 cm, devo seguire questa proporzione perché dopo ovviamente viene tutto spieghettato e tutto il resto, quindi magari un 300 potrebbe essere il suo, a questo punto un 150 di larghezza potrebbe essere il suo e un profondità 100 glielo possiamo lasciare così. Ok? Ora abbiamo capito che cos'era. Non si finisce mai di imparare. Ok? Perché fino adesso io le cose le ho fatte in altra maniera. Quindi abbiamo fatto un sacchetto. Adesso facciamo che questo sacchetto è mat e si appoggia a questo punto. Facciamo con un po' di pieghe in maniera tale che si vada un po' a riempire un po', eccolo qui che col liquido si va a appoggiare per bene, ok? Sono di fine magari, se no si va a casciare troppo, ok? In maniera tale che si vada a appoggiare per bene questo sacchettino qui. Salviamo, andiamo a vedere il risultato, aggiorna. Ole, vedete che si è andato anche addirittura a aggiornare il file, questo lo chiudiamo va, che è meglio. Ok, andiamo a vedere il nostro complessivo da qua. Eccolo qui. E ce l'abbiamo, perfetto.
adesso ci sono delle cose un po' strane, ma non vi preoccupate, va bene? Quindi abbiamo il sacchetto, abbiamo le cose del popcorn. Cosa altro possiamo disegnare? Perché per adesso abbiamo disegnato due cosine. Adesso faccio una serie di esempi di cose che ci possono venire utili. Allora, per esempio, io ho la Carlotta e la Giulia che devono fare la loro bella bottiglia di birra, adesso bottiglia di birra, borraccia. Allora, per fare un po' in fretta, io adesso vado a duplicarmi le pagine da qui, quindi dalla mia tavola di lavoro. Per esempio, andiamo a creare da qua una nuova tavola da disegno. Questo per adesso lo possiamo nascondere. E andiamo a lavorare un po' su delle fustelle. Questa volta andiamo a lavorare sullo strumento di rotazione, quindi andiamo a lavorare un po' da quel punto di vista. Andiamo a fare una serie di oggetti che ci potrebbero venire utili per fare il nostro lavoro. Allora, cosa potremmo andare a fare? Andiamo a fare una nuova tavola da disegno in cui andiamo a creare un po' di... duplica era del tutto che è inutile, però vabbè, lo eliminiamo, non è un problema poi. Allora, andiamo a fare per esempio un bel bicchierone di birra. Il bicchierone di birra, diciamo che potrebbe essere alto 20 cm, forse un po' troppo, facciamo 18 cm. Ok? Allora, per esempio, andiamo a farci il nostro bel bicchierone. Quindi facciamo un bel bicchierone che è fatto in questa maniera. 1, 2, 3, 4, io direi 5. Ok? È fatto più o meno in questa maniera questo bicchiere. E io direi che è alto, andiamo a trasformarlo, è alto 180 mm. Ok? No, questo è largo, è alto 180 mm ed è largo, diciamo che il raggio massimo, la larghezza massima che deve raggiungere, diciamo 10 cm, quindi è largo al massimo 50 mm. Ok? Questo è il nostro bicchierone di birra. Vi ricordate come si fa per andare a simulare il risultato? Andiamo a creare un effetto 3D. Così capiamo cosa sta succedendo, magari dandogli un colore un po' più umano di un nero. Andiamo a caricare la nostra libreria, colori di default. Il video verrà lunghissimo sto giro, però ci serve che facciamo anche di queste prove qua, se no, ok, facciamo un effetto 3D rotazione o rivoluzione, ancora meglio, attiviamo l'anteprima. Adesso fa il cono, andiamo sul lato destro, ecco qua. Questo per adesso è il risultato che otteniamo. Quindi dobbiamo andarcelo a sistemare come si deve. Come ce lo sistemiamo, come si deve, lo andiamo un po' a lavorare. Allora, un bicchiere di 10, ok, è alto 18. Sì, è il suo. Quindi il nostro bicchiere in questo momento è fatto in questa maniera qui. Ora andiamo ad aggiungere dei dettagli, perché quali sono i dettagli che noi interessano in questo momento? Sono per esempio questi dettaglini qui. Quelli che fanno sì che si crei il doppio fondo del mio bicchiere, ad esempio, che dovrebbero fare più o meno questo. Perfetto qua. Allora a questo punto io devo andare un po' a sondarlo. Ok? Forse così è un po' troppo, però. In su. In maniera tale che si crei un po' questa cosa qua, questo,
andiamo a sistemare in su, mentre la collaborazione di Illustrator a volte è proverbiale. Arrotondarlo così, questo che forse siamo prima, idem, e così quasi lo vado ad arrotondare anche questo così va un po' là, tanto comodo che devo diventare matto a crearmi degli angoli tondi che non mi soddisfano. Quindi l'abbiamo creato in questa maniera qua, questo andiamo a lavorare anche su questo. Come vedete in questo momento è un po' sgorbioso. Questa è la parte del bicchiere che dobbiamo in qualche modo sistemare. Vedete? Più o meno così. Ok? Diciamo che c'è questa base che è un po' strettina, quindi la andiamo un po' ad allargare. Anche questo forse conviene andare ad allargare un po' il tutto, perché mi sembra che questo bicchiere sia un po' fragile, come dire. Questo lo andiamo un po' a restringere, inserire una direzione diciamo sinuosa, e questa parte qui la andiamo a spostare un po' in su, quindi ci andiamo a modellare proprio il nostro bicchiere, in un certo senso. Vedete? Ok, come per magia andiamo a cambiare il colore involontariamente, ma va bene così. Andiamo quasi quasi ad avvicinare un po', forse un po' spessino in questo momento il nostro bordo, così andiamo ad avvicinare in questo modo qua. Ok, questo lo andiamo a arrotondare così e magari qua andiamo a mettere questa cosa qua che mi fa un attimo prendere questo andamento qua che diciamo aiuta per alcuni aspetti un bicchierozzo, diciamo così, un po' più ergonomico. Ok, questo potrebbe essere il nostro bicchiere. Quanto è largo alla fine? Mi sembra ancora molto. Sì, un bel 55. Quindi alto 18, quindi facciamo 180, ok, e largo 11, quindi un bicchierone così che potrebbe andarmi bene. Poi va da sé che andremo magari, adesso mi farò dare dal gagliere il loro bicchiere, così usiamo questo come punto di riferimento, va bene? Allora, a questo punto io posso disattivare quell'aspetto che avevo creato. Dove sei? Andiamo ad aprire la finestra aspetto e andiamo ad eliminare questo effetto di 3D che mi serviva solo, vi ricordo, come simulazione. Aspetta un attimo, andiamo un attimo a riattivarlo a nulla, togliamo magari questo tracciato abnorme, un bel tracciato di 1. Andiamo a vedere il risultato effettivo così. Ok.
Ah, ecco. Poi dicevo, che strano che sia venuto così invadente questo effetto. Sto coso qua. Un attimo, ci sistemiamo un attimo. Come vedete è venuto un po' strano alcune cose perché ho lavorato probabilmente con una roba che prendeva il tutto un po' alterato come risultato. Ah, qui siamo messi così, no? Allora andiamo a sistemarcelo così. Andiamo ad aumentare quest'area. Ok, comunque dovrebbe funzionare, nel senso che non dovrebbe dare problemi. Quindi, io adesso questa parte qui vado ad eliminare la mia rivoluzione, tanto non mi serve più, ok? E sono pronto a questo punto, anzi non sono ancora pronto, faccio ancora una cosa, faccio un command C, un command F, se vi ricordate mi vado a creare il doppio fondo della birra, oppure adesso non me lo vado a creare. Perché magari me lo vado a creare, me lo vado a sistemare direttamente dall'altra parte. Quindi mi creo il mio bicchierone di birra che vado a farlo in questo modo qua. Finestra, esco, ok? Studio Toolkit for Labels, ruote aggiungi e abbiamo il nostro bel bicchierone, vedete? Guardate che bello come è venuto, ok? Come ho fatto l'altra volta, ci aggiungo la mia bella plastica trasparente. Ok, direi che è bianca a questo punto. Passiamo prossima. Io non gli aggiungo etichetta a questo giro, gli dico semplicemente salva con nome e vedremo perché. Chiamiamo bicchiere, lo salviamo. Ok, andiamo a salvarlo così. Salva. E io non potrò caricarla adesso. L'unico modo che ho per caricarla in questo momento, cioè se io adesso provo a caricare la scena, andiamo a vedere. Se io adesso provo a caricare la scena, carica scena, e provo a caricare il file bicchiere, lui mi dice che non può, perché non c'è nessuna etichetta caricata. E l'ho fatto apposta, perché io potevo caricargli un'etichetta, ma l'etichetta è molto limitante per me in questo momento. Considerate che il bicchiere probabilmente andrà stampato. Qual è il modo migliore per stampare il bicchiere senza dare la sensazione che ci sia attaccata una pezza sopra? È questo che vi faccio vedere. Io adesso vado a importare direttamente nella mia scena il mio bel bicchiere e lo importo in questa maniera qua. Lo importo, importo il mio bel bicchierone, ok? E al mio bel bicchierone, sposto come voglio io, così, più avanti rispetto alla scena, ok? Al mio bel bicchierone cosa vado a fargli? Gli vado ad inserire una bella manica, così, gli do il mio ok, e al mio bel bicchierone gli dico restringi. Ok, il premo fine perché come vedete il bicchierone non si è ristretto bene, ripristina la manica, facciamo che è un po' più alto, questo facciamo che è 185, ok, e gli dico di restringersi adesso, no, non mi è venuto, quindi premo fine,
Ripristi la manica, torna a 180, facciamo. Ok, questo secondo me è il modo migliore di far applicare la grafica al mio bicchiere. L'alternativa, mi premo fine, l'alternativa potrebbe essere quella di applicargli un'etichetta. Così facendo io riesco a applicare una grafica su un'area completa senza dover insomma inventarmi robe strane. Ok? Posso farlo così oppure posso farlo applicandogli un'etichetta sopra. Queste sono scelte eventuali che io posso fare. Se io voglio dare la sensazione che ci sia una grafica sopra, il mio modo migliore è questo. A questo punto, se io faccio salva, otterrò diciamo quello che voglio. In questo caso io gradirei fare questa operazione qua. Adesso andiamo a vedere subito cosa è successo. Aggiorna. Ecco qua il mio bicchiere e come vedete c'è una pellicola, ok, che fa un po' il doppio nuovo. Io potrei a questo punto andare a cambiare il substrato e so che esiste una doppia pellicola trasparente, ok? Quindi io potrei adesso a questo punto andare su finitura e dirgli arrivo. Andiamo su finitura, operazione di finitura, gli dico cambiare il substrato, cambia substrato, trasparente, potremmo dire carta patinata extralucida, trasparente, invisibile se non sbaglio, invisibile, etichetta invisibile, guardate che bello. Olè. Aggiorniamo, eccola lì. E fatta questa operazione io posso fare tutta la grafica che voglio. Ok? Quindi posso andare a applicare tutte le mie belle cosine. Ok? Quindi io da qui in poi posso fare un po', insomma, i miei porci comodi, diciamo così. Va bene? Perché così facendo io cosa posso fare? Andiamo ad aprire un file a caso, apro i documenti recenti. Complessivo galina nera, no? Tappo bottiglia, imballaggio, assemblaggio, collo dentelle, popcorn, prove. Andiamo a aprire prove. Ci deve essere qualche file di Illustrator che ho fatto con voi. Cioè, io in questo momento, se voglio per esempio incollarci dentro questo affare, questo marchio che è quello della. Facciamo così e vedete che lui, vedete che senza problemi riesco ad applicare questa grafica senza che appunto ci debba essere un'etichetta per forza. Ok, quindi questo potrebbe essermi molto comodo per alcuni aspetti. Va bene? Quindi non sottovalutate questa roba qua. Va bene? Andiamo avanti perché per esempio io adesso potrei voler fare anche questa operazione qui. Attenzione qua, potrei anche voler fare che questo bel bicchierone qui si ripete, tipo sull'asse Y 5 volte, ok, però non facciamo a meno 10. Meno 100, meno 170, e diamo salva perché io voglio dare l'idea del bicchierone, dei bicchieroni eccoli qua, voglio dare l'idea dei bicchieroni come dire, impilati. Quindi questo è un'altra operazione che posso andare a fare. Va bene? Quindi c'è questo giochino qui. Metti che voglio fare il mio bel bicchierone di birra. Quindi con la birra dentro. Andiamo a vedere. Andiamo qui.
Come sapete, l'operazione è questa, mi dovrei fare un altro bicchiere ancora. Questo altro bicchiere, come è fatto sto giro però? È fatto in una maniera un po' diversa, perché questo bicchiere lo andiamo a copiare in questo modo qua, andiamo a spostare leggermente il nostro segno. Diamo un colore diverso in maniera tale che riusciamo a capire dove stiamo lavorando. Eliminiamo le parti che non ci interessano. Quindi tutte queste parti qua. E andiamo a studiarci anche un po' come potrebbe andare a finire la birra. Quindi io per esempio, un primo strato di birra è qua e poi questo potrebbe essere il punto in cui si forma la schiuma. Quindi questa parte non mi interessa perché insomma, questa parte qui deve diventare invece la parte in cui insieme a questo facciamo esca. Fondamentale in questo caso stare attenti che siano tutti allineati sullo stesso asse. Quindi stiamo attenti a questo. Questo deve essere su questa stessa coordinata di quest'altro. Quindi magari facciamo proprio questa operazione qua. Andiamo da trasforma, andiamo a copiare la coordinata X e l'andiamo a incollare su tutti in maniera tale da essere sicuri, perché questo andrebbe a creare, se no, dei tanti scompensi. Quindi conviene avere la certezza, ok? Meglio una certezza in più in questo caso. Questo che cosa mi permette di fare? Mi permette di fare questa operazione qua. Io adesso faccio finestra, esco, studio labels e ho io in questo caso anche il mio bel contenuto. Quindi io posso dirgli plastica trasparente. Qua lascio il bianco, mentre il prossimo oggetto, sono tre in tutto, quindi è abbastanza facile andarli a prendere, gli diamo come colore un giallino di questo tipo qua, ok? E gli dico che però è plastica trasparente. Prossimo. Facciamo che, così per farvi vedere tutto. Ma no, dai, ma sì, facciamo che per farvi vedere tutto vado ad aggiungere in questo caso l'etichetta, ok? Giusto per completezza, vi faccio vedere anche la possibilità di creare un'etichetta. Facciamo salva con nome, lo chiamiamo bicchiere 2, lo salviamo, diamo l'ok. Diciamo va bene, apri pure un nuovo documento, tanto non mi interessa, e lo andiamo a importare qua. Facciamo importa, andiamo a aprire il bicchiere 2 ed eccolo qua, che cos'ha come differenza rispetto a quell'altro? Andiamo a spostarlo, ha la grossa differenza che lui, insomma così, la grossa differenza che ha l'etichetta, ok, e ha il ripieno di birra. Quindi uno si prestava per giorna
Uno si prestava per la... Aiuto, si è finito. Uno si prestava per, come dire, la sovrapposizione, perché appunto sono bicchieri uno messo in pila all'altro, mentre l'altro appunto si presta invece più per un'altra cosa. Ok? Quindi questo può essere, insomma, una cosa abbastanza, come dire, interessante per alcuni aspetti. Qui possiamo andare a modificare addirittura un po' l'aspetto, se vogliamo. Giusto per dare un po' di tono, se andiamo a mettere appunto un po' eccessivo. La rifrazione verde, se vogliamo, via così, e qui potremmo metterci il nostro marchettino. No, ho sbagliato. Andiamo a prenderlo da qua. 6, duplicare questo. Qui andiamo a incollare e via così. Ok, aggiornarlo. Sempre lui, ok, giusto per farci capire, ok. Quindi questo è un altro passaggio. Quindi abbiamo fatto anche i nostri bei bicchieri di birra. Faccio vedere un altro paio di trucchi. Torniamo sempre qua. Qui salviamo, va, che non si sa mai nella vita. Chiamo etichetta birra. Birra, birra, non bitra, salviamo e via, salviamo anche questo, file, salvo con nome, chiamo manica birra, ok, salviamo, ok, così stiamo un po' sul sicuro. Andiamo a fare un altro paio di cose. Potrebbe essere, anzi, c'è qualcuno tra voi, quindi torniamo qua sul nostro disegno, che gli potrebbe servire, per esempio, il disegno di una borraccia. Il disegno della borraccia lo potremmo andare a fare più o meno in questa maniera qua. Io adesso lo faccio un po' rapidamente, giusto per farvi capire cosa si potrebbe fare. Ok, facciamo un ESC. Allora, andiamo a vedere, andiamo a modellarcela sta bottiglia. Usiamo sempre il nostro trucco, facciamo effetto 3D rivoluzione. Anteprima, lui in questo momento te lo fa così e noi invece lo facciamo così. Diamo l'ok. In questo momento la nostra bottiglia è fatta in questa maniera qua. Diamo un colore che la renda un po' più riconoscibile, ok? E ce l'andiamo a lavorare. Una bottiglia attendibile potrebbe essere altra 25, quindi ce l'andiamo a lavorare in questa maniera qua. Andiamo a lavorarcela da qua, la trasforma. Diciamo che la nostra boccia è alta 25. Quindi 250, ok, larga 74 vuol dire che ha larga 14 cm, direi che è veramente eccessivo. Diciamo che in tutto sia larga 50, più o meno così, ok. Questa potrebbe essere una misura più o meno accettabile, ok. Allora, andiamo a lavorarci la nostra borraccia. Io adesso la lavoro molto rapidamente, in questo modo qua. Diciamo che la nostra bottiglia potrebbe essere fatta più o meno in questa maniera. Andiamo a lavorarci un po' la base, che è più o meno, io direi che la base potrebbe essere fatta più o meno in questo modo qua. Non spostarmi in piedi, mi sembra che meglio. Questa faccio
più o meno questa cosa qua. Andiamo a spostare così. Ok. Questo fa questo. Ok, abbiamo la nostra borraccia che fa più o meno questa forma qua. Questo fa questo. E anche qui siamo a posto. Per crearci il doppio, lo andiamo a duplicare. Command C, Command F, lo andiamo a restringere così, lo dovremo ovviamente sistemarcelo, e lo andiamo a restringere così, così ci rimane il riferimento sopra. Questo più o meno. E andiamo a congiungere. In questo modo qua, in maniera tale che io adesso possa fare una serie di operazioni, tipo andare ad aggiungere. No, ho sbagliato. Ecco qua, questo era quello che volevo ottenere più o meno. Ok, quindi una sorta di boccuccia. Bene, andiamo a lavorare per bene l'interno, questo mi potrebbe piacere così, questo potrebbe anche andarmi bene così, anche se non è particolarmente realistico. Ok, questa potrebbe essere la nostra bottiglia, ci andiamo a costruire sopra un tappo che potrebbe richiamare un tappo a vite, che potremmo fare più o meno in questa maniera qua. Che lo sto facendo, facciamo anche a lui l'effetto rivoluzione, rivoluzione, tutto destro, diamo ok, benissimo, solo che un altro colore, se no riesco a capire una cippa di quello che sto facendo. E adesso l'amico Fritz dobbiamo andarlo a modellare. È largo 28 mm, vuol dire che io sto tappo qua, sto coso qua è veramente grande. Perché se io ho questo tappo qui di 28 mm solo di raggio, vuol dire che ho un tappo che è 55 cm, è veramente una bestia. Io direi che non devo andare oltre i 3. Quindi questo qui in tutto dovrebbe essere largo 15, 16 proprio per essere un po' esagerati, il che vuol dire che questo è abnorme. Facciamo giusto per dire che è un tappo bello grande, che è 18, via. Quindi è una roba che è tipo 36 mm, è un bel tappone bello, bello importante. Questo è comunque una cosa abnorme, quindi lo devo andare a rimpicciolire drasticamente, perché deve andare dentro. Adesso vi faccio vedere queste cose qui per farmi capire cosa vuol dire modellare un oggetto
in maniera quantomeno attendibile, che non sembri una cosa, insomma, che in certo senso non c'entra nulla col mondo. Quindi vedete che, per esempio, il collo me lo devo andare a modificare, magari questa cosa qui a questo punto potrebbe fare anche così, in un certo senso, o no? Potrebbe venire un po' incontro alla forma, ok? Potrebbe fare più o meno così, spostarsi un po' verso il basso, ok? Capite che sono tutti accorgimenti che uno può avere per migliorare la forma del suo lavoro. Magari se lo evito di spostare in questa maniera qua, spostare in maniera un po' più dinamica magari, ok? Proviamo a spostare così, questo invece. Facciamo che la mia borraccia potrebbe essere una roba fatta più o meno in questa maniera qua, ma non ho ancora finito di sistemare il mio tappo, il quale rispetto alla mia forma di insieme vedete che ha ancora tante cose da sistemare. Per esempio, io adesso voglio eliminare cose di troppo tipo questa, magari il tappino così a punta non è che mi dispiace, ok? Questo lo vado a spostare un pochino più all'esterno, in maniera tale che lasci un po' di respiro al resto. Questo lo andiamo a spostare un po' più in alto. Questo un po' più in dentro. Adesso lo andiamo ad arrotondare. In questa maniera qua, questi strumentini qui ci aiutano un sacco. Perfetto così. Per esempio, così facendo io ho la mia borraccia. Ok? Per fare la mia borraccia a questo punto, cosa faccio? Potrei, per esempio, disattivare da aspetto la... dove sei? Andiamo a disattivare dalla finestra aspetto il 3D. Dove sei finito? Finestra, aspetto. È già qui, quindi da qualche parte c'è. Studio. Dove sei? Aspetto, 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 aspetto. Aspetta, eccolo qui. Andiamo a disattivare l'effetto 3D. Non serve che ci vada a fare il ripieno, quindi eliminiamo, annulla, eliminiamo l'effetto 3D e a questo punto andiamo in finestra, esco, studio toolkit for boxes, anzi for label, ruota aggiungi etichette. Ok? E ecco qua la nostra bottiglia. Questa bottiglia possiamo dargli, ma lasciamogli di bianco, facciamo che è di metallo però stavolta. Così anche il tappo facciamo che anche il tappo è di metallo, via, chi se ne frega, facciamo di un metallo diverso, facciamo che è rosso, che ne so, oppure facciamo che è d'ottone, tipo un colore tipo di questo genere qui e via. Facciamo che gli aggiungiamo un'etichetta prossima e aggiungiamo una bella etichetta qua intorno, che okay, intorno a quest'area in cui andremo a sistemare tutta la nostra grafica, ok? Mentre qui un po' di sfiga cosmica c'è, con me non va, dai, mi sto già stufando. Per esempio, potremmo andarla a fare in questa maniera qua. Vedete che ogni tanto mi fa queste storie.
intanto non piace che vada oltre una certa confidenza. Potremmo farla in questa maniera qui. Facciamola, andiamo avanti, salva col nome, la chiamiamo borraccia. Salva. Apro il nuovo documento, va bene. Lo chiameremo file salva col nome, etichetta borraccia. Etichetta borraccia. La salviamo. Diamo l'ok. E a questo punto, anche qui, facciamo la nostra solita operazione. Andiamo a importare il nostro prodotto. Eccola qua, la nostra borraccia. Dove cacchio l'andiamo a mettere? L'andiamo a mettere, che ne so, qua, qua, qui, per esempio. Ai popcorn per far capire. In realtà, rispetto alla scena, io adesso l'ho fatta così. Rispetto alla scena, diciamo questa cosa qui è una cosa in più perché questo è un gadget, mentre questi sono i prodotti da bar. Però adesso, per farvi capire come andare ad allestire il lavoro, preferisco fare in questa maniera qui. Però diciamo che di per sé sarebbe una cosa da andare a visualizzare a parte. Ok, quindi qui abbiamo la nostra borraccia, un filo tamarra, ma giusto un filo. Ok, guardate che aspetto che ha, aggiorna, però possiamo andarcela a sistemare, quindi non è un problema questo, eh? Andiamo a aprire il complessivo ed ecco qui la nostra borraccia maraghissima. Ok, magari andiamo a sistemarcelo questo materiale perché è veramente una cosa un po' impegnativa. Ricordiamo la nitidezza, ecco, un po' più satinato magari aiuta a renderlo un pochino più digeribile. Ok, quindi abbiamo anche la borraccia a questo punto, va bene? Ultimo elemento, poi facciamo basta. Volevo far vedere anche il prodotto di Cartotecnica, ma veramente sono le 11:30 passate e veramente non ne ho più voglia. E andiamo a vedere un attimo il se volessi fare il braccialettino. L'altro prodotto sarebbe in sé il prodotto, ma ve lo faccio vedere al volo, che andrebbe poi assemblato ma sì, facciamo giusto per la par condicio, cioè metti che uno di voi debba fare un prodotto, perché la scatola ormai l'abbiamo vista, cioè abbiamo visto il popcorn che praticamente è il ripasso per la scatola, ok? Faccio notare che se io adesso vado a cliccare sopra due volte, posso a questo punto, lui tra l'altro si andrà ad aggiornare, metterà innanzitutto un materiale un po' più umano e dalle finiture io a questo punto potrei andare a cambiare il substrato che in questo momento è veramente insulso. Cambiarlo. Se andiamo a scegliere una carta, per esempio, che lo renda un po' più con grane fibre, che questo lo rende molto più carino. Magari diamo questo colorino qui e via. Così facendo, insomma, anche le cose dei popcorn assume un aspetto un po' più accettabile. Ok, andiamo ancora un po' più sul chiaro. Torniamo. Ecco qua, vedete che è un po' più accettabile almeno a mio avviso. Ok, stessa cosa dovrei dire del mio sacchetto di popcorn. Ok, andiamo a fare la stessa cosa. Andiamo a cambiare il substrato. Cambiarlo perché così è veramente inaccettabile. E qui ci andiamo a mettere una bella carta. Carta griglia, cos'è? Carta non patinata, carta patinata Pantone, carta per etichette offset standard. Cos'è sta carta qua? Carta craft, basta questa carta craft, carta grossa, carta con grane fibre, ben già vista.
carta per etichette lucida, carta per etichette mezza tinta, carta cama, carta griglia, carta patinata lunga, carta satinata, beh, profondità della grana, chiamami questa, vediamo cosa salta fuori, ma giusto per vedere un po' di cose, toh, già così insomma lo rendo un po' più accettabile. Okay. Se si trattasse di quei sacchetti che hanno in mente Marte, potrebbe essere in realtà carta grana grossa, no, carta appunto, questa qua carta con grana e fibre, però proprio del colore un po' marroncino, no, tipo così, fatta così. Ripristiniamo. Nuovo. Aspetta. Sto senza titolo qua. Vediamo questo senza titolo qui. Andiamo. Modificargli l'operazione di finitura, togliamo questo, scegliamo la carta, andiamo a prendere carta con grana e fibre, andiamo a prenderci questo colorino qua, dicevamo, parla grana, diamo l'ok, e aggiorniamo più o meno, dovrebbe avere questo aspettino. Qua, se non si aggiorna, mi arrabbio. Faccio bene ad arrabbiarmi. Facciamo che lo salviamo. File, salvo con nome. Sacchetto, lo chiamiamo. Salva. Ok. Perché non ci sono i file aggiornati? Allora, questo lo chiudiamo. Lo salviamo anche questo. Salvo con nome. Salviamolo. Ok. Lo fa così, è veramente spettacolare. L'etichetta della birra la salviamo. Salvo, sostituisci. Ok. E questo lo salviamo perché è il nostro lavoro di base. Popcorn, 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 popcorn. Popcorn, ahi, dove sei? Lo salviamo così. Via. Ok. Quindi abbiamo fatto questa serie di file. Ok, adesso andiamo a chiudere il tutto. Non salvare che non mi interessa. No, cos'è che non ho salvato? Vabbè, tanto adesso andiamo a riaprire il tutto. Quindi andiamo a aprire il sacchetto. Popcorn mi interessa, popcorn recuperato. Manica birra, borracci, no, questi sono i file, questo e questo. Andiamo ad aprirli. 2019. Video verrà un po' una menata. Ed eccoci qua, andiamo a caricare il complessivo, andiamo a visualizzare l'anteprima, in realtà volevo far vedere una cosa molto semplice, ma ci siamo complicati la vita. Diciamo che prima mi sono sbagliato, quanto pare ho lavorato su questo coso qua invece che su quest'altro. Andiamo a lavorare qui, andiamo a modificare la finitura, dice che carta satinata, andiamo a prendere. Appunto, cos'era questa qua? Questa
Diamo l'ok, aggiorniamo. Top. Questo potrebbe essere il suo. Ma sì, andiamo a farlo anche questo, nuovo. E lo chiamiamo boh, grafica popcorn. Per capirci, file salvo con nome. Grafica popcorn. Grafica popcorn. Salviamo, diamo l'ok. Gli cambiamo il substrato. E diamo carta e diamo sempre questo, ma proprio per fare un po' i pigroni e li aggiorniamo. Ok, quindi abbiamo assegnato anche questo materiale qua, ok? Che va da sé che in teoria dovrebbe essere anche all'interno, ma non concentriamoci sui dettagli in questo momento. Questo di per sé aveva un'intensità, questo è un problema di cui vi ho già parlato. Può capitare, quindi alleggeriamo un po' l'intensità del metallo, ok? E come vi dicevo, io adesso vado ad aprire sempre il mio file di lavoro che era popcorn, ok? Nome un po' improprio perché rischia di confondermi. E per esempio volevo farvi vedere anche l'eventualità di fare il braccialettino. Il braccialettino. Per farlo io come lo farei? Io farei un rettangolino, questo è proprio il barbatrucco del secolo, ragazzi, quindi prendetela così, io in questo momento ho so quei propri braccialettini di gomma sotto mano, è alto 1 cm questi braccialettini, quindi facciamo che ho un braccialettino alto 1 cm, quindi alto 10, ok? Largo 1 mm, ok. E adesso cosa faccio io per riuscire? Allora, innanzitutto a questo qui gli stondo gli angoli così viene bello tondino, ok. E adesso io per riuscire a fare la forma circolare, guardate cosa faccio. Faccio un barbatrucco del secolo. Faccio una copia, trasformo spostamento e lo sposto di 35. Ok? E faccio una copia. Così facendo, io adesso questo particolare qua lo vado a rimpicciolire in maniera drastica. Diciamo che è alto 1. Quindi è un pallino sostanzialmente, cerco di renderlo il più insignificante possibile, e lo seleziono e vado a dirgli oggetto, scusate, finestra, esco, label, ruota e aggiungi etichette. Guardate un po' cosa sto andando ad ottenere. Ecco qui, ho il mio braccialettino, ok? Ho il mio bel braccialettino. Forse da no, questo non fa per lui, questo non fa per lui, questo non fa per lui, questo è il suo. Ok, avrò al suo interno questo dettaglio che dovrò trovare il modo di rendere il più invisibile possibile, tipo di vetro, mentre questo potrei per esempio dirgli che lo voglio plastica matte, il colore nero, ma giusto per dirne una. Ok? Vado avanti, prossima, e potrei aggiungergli una bella etichetta che va a definirsi in questo modo qui. Ok, molto bene. Ok, e vado a fare salva con nome. E lo chiamo braccialetto. A questo punto dico di aprire un nuovo documento e abbiamo questa etichetta qua che chiamiamo appunto file salva con nome etichetta braccialetto, ok, e diamo l'ok.
Adesso questo braccialettino potremmo andarli a importare nella nostra solita scena. Lo andiamo a importare. Braccialetto. Dove l'abbiamo importato? Eccolo lì. Lo spostiamo in questo modo qua. Olè. Facciamo che ne duplichiamo un paio, giusto per far capire. L'asse Y, così questo lo spostiamo in questo modo qua, lo ruotiamo in questo modo qua, adesso facciamo una roba molto fittizia, cioè andiamo a complicarci la vita. Salviamo la scena e ovviamente lui adesso mi dirà: guarda, c'è altra roba qui. Rimaniamo, diciamo che pure aggiorna. E quindi a questo punto, se vado a caricare la mia bella scena di complessivo, ho anche i miei braccialetti. Ok, a questo punto al mio braccialetto guardate cosa andiamo a fare. Allora, avete visto che questo è nero, andiamo a cambiare il substrato e se andiamo a dirgli invisibile, come ho fatto prima, posso caricare questa etichetta qua. Aggiorno. Fantastico, e quindi ho questa bella etichetta invisibile. A questo punto io posso fare delle cose interessanti. Se per esempio io vado a recuperare da una etichetta, facciamo anche questa cosa qua, sì. Cogliamola così, via, ok, risolviamo. Qua torniamo, qui non so cosa sia successo. Tornare, ecco, era un po' andato in defiance, diciamo così. Quindi noi abbiamo un po' tutte le nostre robine fatte così, adesso sto andando anche un po' a caso, quindi non ci spaventiamo. Andiamo, cos'è, popcorn? No, questo è il file, grafica popcorn. Andiamo qui, ci andiamo a incollare il nostro coso, vado proprio un po' a random, giusto per far vedere quello che si va a combinare. Qui non ho la più pallida idea di che cosa stia succedendo. Fammi vedere quantomeno il disegno. Che qui probabilmente c'è il disegno un po' strano, quindi lui farà fatica a farmi capire quello che sta succedendo. È una visualizzazione strutturale, sono qua. Vabbè, potrebbe anche andarmi bene così in realtà. Vabbè, teniamolo così per adesso, questo, che se ne serve, se ne frega. Anteprima, torniamo qui, andiamo a ingrandire. Adesso io voglio andare a modificare l'etichetta del braccialetto, non perdiamoci in dettagli inutili. Andiamo a incollare il nostro oggettino, così, e facciamo che il nostro oggetto è questa roba qua. Fatto più o meno così, ok. In questo momento ovviamente il risultato non sarà particolarmente entusiasmante perché è nero su nero, ok. Ma se io
da finiture. Vado ad attivare per esempio un bianco che è tipo un bianco spot matte. Andiamo a caricarlo, diamo il ok e facciamo salva. Ecco qui che per esempio abbiamo il nostro braccialettino con il suo simbolino. Andiamo a caricarlo da qua, così lo vediamo benino. In teoria dovrebbe aggiornarsi. In questo momento non lo sta facendo il malvagio. Punto, dai. Qui è solamente questione di caricamento. Va bene, nel complessivo te lo fa vedere, andiamo a vedere nel complessivo. Ecco qua cosa succede nel nostro lavoro. E poi fa dire che possiamo far basta perché il computer mi sta dicendo ampiamente, senti, io qua non ne posso più, devi darti una regolata perché mi stai veramente massacrando. Ok? Quindi, questo è un esempio, l'ho fatto con la grafica di... Sì, vabbè, una grafica, per... ho fatto semplicemente un copia e incolla, niente di che. Questo è un esempio di quello che può venire fuori. Se volete, appunto, si possono fare anche questi fantastici braccialettini. L'unico inconveniente, appunto, che c'è, rimane in giro questo pallino. Però non direi che è un dettaglio quasi invisibile, quindi non dovrebbe dare particolarmente fastidio. Ok? Questo è quanto. Guardate, tardi per tardi, do due indicazioni giusto qua sul. Per fare il prototipo di tipo di un'agenda, come la si potrebbe andare a fare il prototipo di un'agenda, io lo farei così. Se io vado a crearmi un rettangolo, ok, facciamolo proprio così al volo, ragazzi, prendetela così come viene, lo faccio in questa maniera qua. Ok, per quelli che devono farsi tipo il prototipino dell'agenda, elimino i punti superflui. Io ho eliminato dei punti superflui in questo momento, vedete che sono rimasti dei segni puliti. Questi due segni li faccio diventare due cordoni. Questo lo faccio diventare un taglio, ok? E vado in finestra studio toolkit, dove sei, e vado a piegare, anzi vado a dire di piega direttamente da qua, ok? Dico piega, dico di appoggiarsi qua, continua, facciamo che è di cartone, continua, pieghiamo tutto di 90 gradi. Il primo gioco è fatto. Facciamo salva con nome e io lo chiamo copertina agenda. Copertina agenda. Andiamo a farvelo proprio al veloce, al volo, al volo, al volo, proprio per dire che l'ho fatto. Poi andiamo a fare un altro rettangolo che corrisponde più o meno di larghezza a questo qui. Magari se vogliamo facciamolo leggermente più piccolo, giusto per. Facciamolo di 94, ok, e qui lo facciamo di 240, 249, via. Ok, e andiamo a caricarlo come taglio, e gli dico piega, continua, facciamo che è un bel foglietto molto sottile, così. E gli dico di continuare. Noi ovviamente non abbiamo altra alternativa per fare questo, lo chiamiamo pagina. Questo è come lo farei io, Salva. Sì. Ho sbagliato tutto, cacchio. Rifacciamo. Piega. Continua. Continua. Salva con nome. Pagina. Salva, sostituisci, no, ok, fatto. A questo punto cosa farei io? Andiamo sempre a importare i nostri oggetti e andiamo a importare la copertina,
Eccola qui, e andiamo a importare anche una pagina. Ok? La pagina l'andiamo a portare qua dentro. Quindi dobbiamo spostare in questo modo qua. Più o meno così. Ok? A questo punto la dobbiamo duplicare più volte sull'asse Y. 20. Ah, è già vero che non ne fa più di 10. E vedete che però, cioè non so quanto ne valga la pena di fare questa cosa qua, però noi la facciamo. Tra un po' si incacchierà con una biscia, uno schiato, avrà ragione, però noi insistiamo. 10, ripeti, 10, ripeti, 10, ripeti, 10, ripeti, 10, ripeti, 10. Ripeti 10. Ripeti 10. Ripeti, saranno 2, 5, 6, 7. La E così abbiamo tipo il nostro libercolo. A questo punto facciamo salva, secondo me si incaccherà come una mangusta. Ok? Andiamo a vedere qua cosa è successo. Aggiorna. Perché io a questo punto ho creato il mio simulacro di agenda. Potremmo farlo anche in altri modi, probabilmente. Andiamo a aprire Studio Toolkit, Studio Designer, anzi, finestra. Esco Studio Designer. Andiamo a vedere cosa è successo. Ecco qua quello che ha fatto. E qui c'è stato fatto un errore. Cioè, sostanzialmente, come vedete, lui è andato a creare appunto questo libro. Vedete? Ora, questo libro non è che mi interessi particolarmente, però facciamo un esempio, metti che voglia cambiare il suo aspetto, diciamo che questa volta carichiamo, facciamo una roba strana, andiamo a aprirgli, non so, una extra lucida gialla. Ok, giusto per far capire la differenza. Là.
Vedete che ho anche il mio simulacro di agenda, tutto sommato. Ok? Quindi, volendo, io posso fare anche un simulacro d'agenda in cui ci posso andare a applicare le grafiche, visto che qualcuno di voi deve fare l'agenda. Ok? Questo è quanto. Questo qua lo chiudo, lo salviamo, lo chiudiamo. Io però quella parte, quest'ultima parte qua, la elimino. Anzi, facciamo comma Z, forse facciamo prima. Eliminiamo e lo eliminiamo. Salviamo e buonanotte.